Ciao a tutti, è un po' che non vi faccio un video, però siccome in questi giorni ne sto guardando tantissimi su YouTube, soprattutto di ragazze che mostrano i loro prodotti finiti per recensirli, insomma per dare un commento positivo o negativo, siccome ne ho qualcuno anch'io casualmente, ve lo volevo mostrare. Allora, il primo prodotto che ho finito è il mio shampoo L'Oreal, questo shampoo qua L'Oreal. Io di solito uso questo, è uno shampoo professionale che si compra nei negozi appunto che vendono cose professionali per capelli, e perché questo è l'unico shampoo che mi lascia i capelli come appena usciti dal parrucchiere, sempre molto morbidi, sempre pettinabilissimi, eccetera eccetera. Invece gli shampoo, quelli che si comprano al supermercato, non è che mi entusiasmino più di tanto, quindi io ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Io sono già da qualche anno che lo uso e sono parecchio soddisfatta di questo shampoo. Poi col dosatore è comodissimo e dura veramente veramente molto, costa ovviamente un po' di più di uno shampoo normale, però ve lo consiglio perché è buono, è un ottimo shampoo. E io adesso ne ho preso uno al supermercato, infatti mi sono pentita subito di averlo preso perché non avevo troppa voglia di andare al negozio e ero al supermercato, ho fatto prima, ma non è che mi stia trovando troppo bene. Un altro prodotto che ho finito è il mascara Pupa Vamp, l'altro l'ho già ricomprato, l'ho comprato prima di finire questo. Allora, io mi trovo molto bene con questo, allora premetto che io comprerei un mascara al giorno. Da quando però ho provato questo ho detto, ma riprendiamo questo che mi sembra che faccia un bel effetto sulle ciglia. Io ho le ciglia molto lunghe, quindi preferivo una cosa che riempisse più che allungasse, e questo fa quello che deve fare. L'unico difetto che ha, se vedete, anche qui, vedete che è tutto sporco, guardate un po'. Vedete che è tutto, ecco, questo lo fa anche sullo scovolino, se vi faccio vedere, vediamo un po' se ora magari non lo fa, infatti ora è perfetto, questo lo fa anche sullo scovolino. E molte di voi, ho letto dei commenti su un altro video, hanno detto che non è buono, nel senso che lascia i grumi anche sulle ciglia. Io questo difetto non l'ho trovato, però in effetti un po' di grumi li fa, perché come vedete io non ho altri mascara che mi hanno fatto questa roba qui sulla chiusura. Però mi sono trovata molto bene, io l'ho ricomprato, poi tra l'altro costa poco, 9,90 euro, e l'ho comprato l'altro giorno all'OVS perché c'era il 20% di sconto sui prodotti Pupa, sugli Shaka, su altri prodotti insomma, e quindi ne ho approfittato per comprarlo con il 20% di sconto. Alla fine non l'ho pagato neanche tantissimo, e io uso il numero 100, non c'è qui sotto il numero 100, che è il nero, c'è anche in varie colorazioni, io non le ho provate, comunque io col nero mi trovo benissimo e l'ho ricomprato e ve lo consiglio sinceramente parlando. Un'altra cosa che ho finito, questo mascara lo compro da una vita, Color Adapt si chiama, Skin Tone Adapting Makeup, è il numero 70, scusate, Natural. Allora, io con questo mascara mi trovo benissimo, è matte, è parecchio matte. Mi trovo bene perché, allora, tutti gli altri mascara che io, fondotinta, io con gli altri fondotinta non mi trovo bene per niente, perché o sono troppo rosa o sono troppo gialli. Questo è perfetto per me, io veramente sono anni che lo compro e mi trovo benissimo. E lo stesso questo io ho finito, questo qua è in cialda, questa era la cialda, si chiama Miracle Touch, qui c'è questo c'è anche con la spugnettina, qui c'è la spugnetta, questi due sono una vita, questo lo tengo per i ritocchi in borsa, questo è il numero 45, vedete, 45. Questo forse è leggermente più scuro del mascara, ma siamo lì. L'unico problema è che non li trovo più nei negozi. L'unico negozio dove lo trovavo era la Gardenia. Ahimè, la Gardenia non ha più la Max Factor. Mi hanno detto che hanno ritirato il marchio
dal loro negozio e quindi niente. Infatti le ultime due volte li ho comprati su internet, cosa che non è nemmeno malissimo perché su internet costano parecchio meno. Tipo questo su internet l'ho pagato 12 euro, mi sembra, e nei negozi, se non sbaglio, era arrivato a 17. Questo non me lo ricordo perché è molto che non lo trovo nei negozi, ultimamente lo prendo su internet. Però comunque io ve lo consiglio sinceramente, io li prendo su eBay perché quando vi trovate bene con un prodotto e sapete che comunque volete quel prodotto, io sinceramente vi consiglio di comprarlo su internet perché il risparmio è veramente notevole. Quindi io questi sono 10 anni che li uso, sempre i soliti, e mi trovo benissimo solo con questi. Ho provato tutto, ho provato Kiko, ho provato un sacco di prodotti, però sinceramente come mi trovo con questi due della Max Factor non mi trovo con nessun altro. E Color Adapt e Miracle Touch. Comodi, questo qui poi è comodissimo da portare in borsa, non si sente neanche. Poi vediamo un po'. Ah, poi ho finito la crema, la mia crema per le mani, Nivea. È tutta strizzata, vuota. E io non posso vivere senza crema per le mani perché qualsiasi sapone io usi mi secca proprio le mani, tutte secche, che non si possono più. Sapete quando fa quel rumorino di secco? Insomma, io non le sopporto. E quindi vivo di crema per le mani. E l'unica cosa che io odio delle creme per le mani è che sono sempre troppo unte, troppo oleose. Per esempio io la cialda della Nivea non la uso perché è olio puro, secondo me è proprio burro allo stato puro e quindi io non la sopporto sulle mani perché lascia troppo unte. E l'unica con cui mi trovo un po' meglio è questa Nivea in tubetto. Se però avete qualche cremina per le mani da consigliarmi, anche costasse 1000 euro, consigliatemela. Perché comunque anche questa mi resta leggermente troppo unta. Quindi se voi avete usato una crema per le mani che non è grassa, super grassissima, e me la volete consigliare, io vi ringrazio già da adesso. Poi vediamo un po'. Ah, poi ho finito questa matita per gli occhi della Kiko. Allora, il packaging è terribile perché io l'ho usata 2 mesi e è già sparito tutto. Insomma, il packaging, quello che è. È sparita tutta la scritta. Fortunatamente io, siccome l'avevo già ricomprata perché era nella linea edizione limitata e erano quelli scontati, siccome costava solo 2 euro scontata, dissi ma compriamola, non si sa mai. Infatti questa è finita, cioè non so, è di quelle che giri e esce. Non so se è finita o se si è rotta. Quindi questo non lo saprò mai, a meno che non la spezzi e veda quello che c'è dentro. E aspettate che il mio gatto sta rompendo le scatole alla porta. Allora, stavo dicendo che fortunatamente io l'ho ricomprata e mi sono tenuta la scatola perché ho visto come è successo con questo e volevo vedere se la ritrovavo su internet, perché è la matita per gli occhi che preferisco. Io ci faccio la riga sotto qua e si chiama Deep Gel Eye Pencil e è il numero 06, questo qua, 06, sì, si vede con questa luce 06 e niente, della Kiko, e non mi ricordo quanto costava originariamente, però l'ultima volta l'ho pagata 2 euro. Se l'avessi pensato ne avrei prese 1000 e invece ne ho presa una sola perché in realtà non credevo che durasse così poco, invece veramente mi è durata pochissimo e questo è un difetto grosso. Qui c'è per appuntarla. In realtà quella nuova non l'ho ancora puntata perché va via parecchio prodotto per fare la punta e la uso, siccome comunque la riga fine fine non mi piace, mi piace un pochino più spessa, allora evito di appuntarla, così evito di sciupare e di sprecare il prodotto, perché non so, se poi mi dura poco come questa non è che è proprio ottimale. Poi un'altra cosa è questo nail polish. Allora, questo come si chiama? Questo acetone, insomma, come lo chiamate per pulire le unghie, non è liquido, è con la spugnetta, vedete, c'è la spugnetta con un taglino a croce, ci metti il litino, giri e lo smalto viene via. In realtà, no, non si sente, in realtà non è finita. La spugnetta è sempre molto molto bagnata, è sempre molto piena di prodotto. L'unica cosa che all'inizio, io vi assicuro, mettevate il dito, lo levavate in un secondo, lo smalto non c'era più, era magica, veramente sembrava che se lo mangiasse. Adesso, che è un po' che la uso, metto il dito, devo un po'
ravanare per togliere lo smalto e quello sarebbe il minimo. Solo che quando io tolgo il dito, praticamente lo smalto non ce l'ho più sull'unghia, ma ce l'ho praticamente su tutto il dito. E quindi non mi sembra proprio. Quindi questo non è finito completamente, ma è uno dei prodotti che ho già sostituito. Tra l'altro l'ho già comprato. Tra l'altro, proprio qui dentro ho comprato questo della Shaka ieri all'OVS, questo qua. Quindi questo della Kiko non so per quanto tempo lo userò ancora. Mi dispiace perché vi assicuro che all'inizio era veramente magico, un secondo e lo smalto non c'era più. Però dopo mi devo pulire, cioè va bene va via lo smalto, però dopo mi devo pulire tutto il dito e quindi non è che tutte le volte posso stare lì a togliere lo smalto dal dito. E quindi niente, questo qui io non lo so se ve lo consiglio. Io ce l'ho anche di un'altra marca che non mi ricordo che marca, che l'ho preso da OVS. Ne ho uno alla fragola e uno alla mela, sempre con la spugnetta, così la confezione però è trasparente e il tappo è del colore, per esempio quello alla fragola è rosa, quello alla mela è verde. Con quello alla fragola mi sono trovata bene perché la spugnetta è bella corposa, invece con quello alla mela la spugnetta praticamente come metti il dito va tutta giù e si muove tutta e non è che... Quindi lasciamo perdere le spugnette, buon vecchio cotone, buon vecchio acetone liquido e ciao. Però vabbè, insomma, se lo volete provare, le prime due settimane è un prodotto fantastico. Poi, boh. E niente, era tutto qui. Non erano molti prodotti che ho finito, perché non sono una che massacra i prodotti. Diciamo che più che altro poi mi stufo e cambio, e quindi magari proprio di finiti non ne ho, a parte questi due che finiscono sempre. E niente, è tutto, credo, non c'è altro. Sto aspettando, sto aspettando un pacco con delle Yankee Candles e credo che vi farò un video su quelle se saranno come me le aspetto, vi farò sicuramente un video perché le sto aspettando con ansia e se saranno come penso sicuramente vi renderò partecipi della mia gioia per le Yankee Candles. Per il resto è tutto e io vi do un bacio. Ciao, al prossimo video!